Tante persone oggi in piazza per manifestare, ricordiamo quali sono le motivazioni di questa manifestazione. Noi chiediamo un ospedale pubblico, quindi non gestito da privati, chiediamo che i finanziamenti stanziati rimangano nella nostra città, chiediamo una risposta ai cittadini a 360 gradi con una sanità del territorio, quindi con risposte anche alternative che prenda in carico il paziente in maniera efficace, chiediamo di abbattere le liste d'attesa, non è possibile che per degli esami diagnostici fondamentali per la salute del cittadino si debba attendere un anno. Ci sono state delle risposte dal Presidente della Regione Liguria, che è stato qualche giorno fa qui a La Spezia. Come sono state valutate? Noi chiediamo di passare ai fatti perché stiamo aspettando da decenni il nuovo ospedale e quindi è necessario che subito si attivi un tavolo tra l'impresa che ha vinto l'appalto, la regione, e si trovi una soluzione immediatamente perché non vogliamo e non possiamo più aspettare. Tutti i sindacati oggi in piazza, ci sono tanti cittadini, tante persone comuni per chiedere un ospedale che si attende da tanti anni ma che sia soprattutto un ospedale certo, efficiente, moderno, sicuro. Un ospedale che dia risposte ai cittadini, agli anziani, ai giovani, alle persone normali che hanno bisogno di cura, hanno bisogno di rivolgersi a un posto sicuro per ricevere queste cure qua. E chiediamo che la politica la smetta di fare i soliti teatrini e che anzi cerchi di far partire al più presto i lavori, perché una gara significa perdere altri mesi. Spezia non se lo può permettere di perdere altri mesi. Vogliamo lavorare, sono gli host che stanno parlando, ma anche tutto il personale di questa sanità, perché non c'è solo l'ospedale al centro di questa manifestazione. Certo, la manifestazione ha proprio a sostegno della battaglia delle nostre OSS per il mantenimento del loro posto di lavoro. Abbiamo firmato un primo protocollo con la Regione che va proprio nella giusta direzione. Faremo di tutto affinché nessuna delle 158 OSS perda il posto di lavoro. Sindaco, sono tante le richieste che vengono portate oggi dai sindacati, ci sono tanti cittadini, tanti lavoratori oggi in piazza, sia per la sanità spezzina, sia per l'ospedale del Felettino. Ci sono state delle risposte recentemente da parte della Regione, del Presidente Toti, però ancora siamo in piazza sostanzialmente. Con il Presidente della Regione c'è l'impegno che o immediatamente le ruspe di Pessina arrivano e costruiscono questo benedetto ospedale, o si andrà, penso entro la settimana prossima, alla risoluzione contrattuale e quindi a un nuovo bando di gara che deve trovare i soldi, però i 30 milioni circa di valutazione del Sant'Andrea che era dato in permuta nell'ipotesi di Burlando, e a quel punto avere un appalto normale. Un progetto, lo stesso progetto, i soldi a fianco e un bando di gara che vincerà il migliore, e finalmente vedremo entro 4-5 anni il nuovo ospedale. Pessina in qualche modo sembra essersi di nuovo mossa nel cantiere, lei ha altri aggiornamenti in questo senso? Ma qui non serve muoversi, qui serve costruire. A oggi, al di là di qualche operaio in più che sposta la terra, non abbiamo visto nulla.